Questo programma è offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Buongiorno bella gente, ciao a tutti, on son qui. Oggi si va ad una ricetta gustosissima, classico, un classico, il pesce, la frittura di pesce, però si accompagna con una salsa un po' sfiziosina, per fare qualcosina di differente. Intanto i pesci sono andata dall'Ilio Pesca, lo sapete, ve lo dico sempre, mi raccomando, c'hanno il pesce buono. All'Ilio Pesca dovete andare a provare, però ora vi insegno una cosina da fare, una salsa, qui mi si capovolge, e una salsa allo zafferano, che va fatta con lo zafferano, va stemperato lo zafferano con il brodo, brodo vegetale, mi raccomando, brodo vegetale, e qui pronto, voilà. Poi si prende, ora l'appoggio un attimino qui, guardate, fermo, c'è lo zafferano dentro, metto il burro nel tegamino, perché prima si fa la salsa, sapete, perché poi fritto si fa veloce a farlo, quando c'è l'olio a temperatura è un attimo, è la salsa si mette a stemperare il burro e si fa tipo come la besciamella una roux. Ecco qua, metto un po' di farina, oh, ecco qua, qui è già a temperatura, metto la farina e faccio questa roux, vedete come si fa con la besciamella, poi si va ad aggiungere il brodo con lo zafferano stemperato. Aspetta, Natalia, leggimi questo. Vai. Questa qui. Vedete com'è gialla? Gialla, gialla. Si fa cuocere un pizzico di sale. E si è già rappresa. E ci vado ad aggiungere la panna. La panna si sbatte veloce, veloce, veloce. Così. Ci strizzo un po', ci spremo via un po' di limone, ci strizzo, si dice noi a Prato, in dialetto, lo strizzo, eccolo qui, spremiamo questo limone, si dà quel tocco di acidità.
goccioleno e si fa riprendere il bollore. La devo assaggiare, si aggiusta di sale, un po' di sale ancora. Mamma buona! Il limone proprio gli dà quello sprint in più che ci vuole, quel tocco di acidità buona, appetitosa. Ecco qua, la salsa è pronta. Io ora l'appoggio un attimino qua, perché sennò mi si brucia tutto, e vado a fare la frittura. Intanto faccio le verdure. Le verdure, prendo una ciotolina con la frusta, prendo la farina, no, prima prendo l'acqua gassata fredda, verso così, e ci vado ad aggiungere la farina. Aspettate un po', perché questa è troppo piena, devo fare un pochino, ecco, così, velocemente. Ecco così, e si accende. Intanto però ora questo lo spengo, perché così ci metto questo qui per il fritto, e vado a fare le nostre verdure. Cipolla, carota, zucchine, mettiamo tutto dentro così. E dove è la pinzettina per i fritti? Eccola qui, e vado . Guardate, voilà. Me la abbassi, Natalia, un po' il fornello, per piacere? Guarda, ecco, così che mi trovo. T'ho schizzato. Sono micidiale, io quando sono a fare il fritto. Ragazzi, statemi lontana. Intanto cerco di fare così, così si fa la frittura. Fatto, vai. Ops. Però ora io prendo questo qui per la temperatura dell'olio, deve essere caldo, perché così il contrasto del freddo, del ghiaccio dell'acqua con la farina viene croccante, viene un fritto, una frittura molto croccante. Il fritto, ragazzi, se non si fa un po' di fritto, il fritto gli è sempre buono. La mia nonna diceva fritto gli era buono anche una ciabatta. Quindi, poi c'è la cosa, lo sapete, vi racconto una storia del cibo. Sapete che a Firenze c'era, nel Medioevo c'era un mercato del pesce molto 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 frequentato, c'era tutti i tipi di pesce. Cosa facevano?
prendevano il ghiaccio dell'inverno, lo mettevano sottoterra e il pesce arrivava e era sempre fresco. E quindi poi c'era un culto del fritto, i pesciolini dell'Arno fritto anche nel secolo scorso, in tante trattorie di Firenze, c'erano anche a Prato i pesciolini di Bisenzio che facevano la frittura. Quindi c'era questo culto del fritto e lo trovavano, lo andavano a mangiarlo in queste trattorie, in queste cose c'era sempre. E poi un'altra cosa, il caviale, cosa che i francesi dicano d'averci importato dalla Russia, noi nel 300 ci sapeva a Firenze, perché c'era gli storioni nell'Arno e quindi il caviale c'era. E allora, quando poi è scomparso dall'Arno lo storione, è finito anche il caviale in Italia. Poi in un secondo tempo è stato rimportato dai francesi, però perché ce l'avevano in Russia, non perché ce l'avevano loro, intendiamoci, sti francesi che vogliono fare tutto suo, tutto suo, tutto suo, mi va bene, insomma. E allora, queste sono le verdurine cotte, fritte. Vado a togliere un po' di... Forse Natalia, ora mi devi aiutare, mi devi passare un altro carta e un altro contenitore per il pesce, perché ora vado a friggere il pesce. Scusatemi, un po' lunghina, ma perché c'è diversi passaggi. Non perché è tanto, grazie Natalia. Ecco qui, ora si va a friggere il pesce. Il pesce, facciamo, prendo calamari, li metto nella farina, poi facciamo anche le frigliettine, che fresche, che me l'hanno anche puliti, sono stati brava a Lilio Pesca e li hanno puliti e fatti, e si vanno a friggere così. Uno, due, quattro, cinque frigliettine, mentre i calamari, wow, li vado a setacciare. Ecco qua. Op. Mamma, è casino. La farina da ogni dove. Poi si prende anche delle acciughine, le acciughine che sono buonissime, saporite l'acciuga, poi potete mettere il pesce che vi piace, non pensate, io ho messo un po' di pesce così, però voi potete mettere quello che più vi piace. Eccolo qua, ora sì, ce l'ho visto. Guardate bellina. Ops.
I baccalà, ci sa un po' di baccalà? Però ci potete mettere anche i baccalà, ora noi un semesso, ma anche i baccalà ci sta bene. Le acciughine, poi eccola qui un'altra acciughina. Si prende i gamberoni, questi bei gamberoni, riempiano il piatto, uno intero riempie il piatto da sé. E poi queste coda di gamberi fresche, gli ho tolto la testa. Ecco qua, questo qui, guarda Natalia, grazie, ho infarinato ogni cosa. Chi va al mulino si infarina. Noi non siamo andati in mulino, però eccoli qua, pronti, guardate che spettacolo. Tutto, finish. Allora, saliamo quando è caldo, così faccio un po' di spazio. E si va a impiattare. Guardate, ho già preparato. Allora, qui andiamo a prendere la salsina. Salsa. È caldina. La salsa allo zafferano. E si mette qui. Disemi se non vi fa gola, la usilla, sembra crema e è. Allora, poi prendo queste, si va a sistemare un pochino per benino, questo qui, le trigliettine, le acciughine, no, mi sta accusando me. Acciughine. Ancora una trigliettina. Guardate che bel piattino vi faccio, Poi ditemi voi, a Masterchef queste cose così non le apprezzano, vogliono tutte le osine, tutte gne, ma noi si può mangiare bene, mica si può mangiare l'aria e tutte le altre cose, noi si può mangiare bene. Ecco qua. Che bontà, che bontà. Voi naturalmente potete fare un bel vassoio. Io ci metto qui
Oh, mettiamolo sotto, via. Ci interessa a noi. Tanto qui c'è certe bocche, bambini mia. C'è una tavolata di là che mi aspettano. Mi toccherà friggere piatti un'altra mezz'ora buona. Però ho fatto scorta di pesce all'Ilio Pesca. Questo qui me l'appoggi là. Grazie. Eccoci qua. Ragazzi, mettiamoci anche un po' di limone, se qualcuno vuole. E limone. Opla. Ecco qua. Oh, ditemi che non è bellino, però provatelo perché gli è anche buono. E gli è buono. E io lo devo assaggiare, Come prendiamo un'acciughina, vai, non siamo ingorde. Mamma mia. Ragazzi, ci si vede domani, Da Campo Valerio. Passo e chiudo e mangio il fritto. Buono, 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 buono. Ciao, mi raccomando. All'Ilio Pesca e Pesci. Ciao. Questo programma è stato offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato. Il mare sulla tua tavola.